Perché la notte è calda, la notte è lunga, la notte è magica. E la notte lartina è stata magnifica per assaporare l'arte e la cultura. Una notte, solo una notte, la quinta edizione della Notte Bianca a colori lartina. Una notte magica che ha colorato i cuori di colore, calore e arte. Un evento che ha avuto inizio nel Palazzo Marchesale per poi snodarsi per le vie del centro storico, tra le mostre di Svilupparco, arte e musica. Insomma, una notte appena terminata che non è stata centrata sul commercio, ma sull'intelletto puro e sofisticato. Quinta edizione all'interno del Festival della Terra delle Gravine, che è già a metà del suo percorso. Questa sera è un momento di arte, di cultura, con musica, teatro, fumetti, tutto quello che la Notte Bianca ha imparato a farci conoscere, con una cornice di pubblico davvero straordinaria. E le prime battute sono già entusiasmanti. Crediamo di poter andare in là fino oltre mezzanotte per allietare non solo la notte laertina, ma soprattutto per dare a questo territorio un'altra bellissima Notte Bianca a colori. Anche quest'anno, come da 5 anni a questa parte, si sta svolgendo la Notte Bianca, ma non è una Notte Bianca come le altre, è una Notte Bianca colorata. Abbiamo voluto recuperare già dalla prima edizione il vero senso della Notte Bianca, nata a Parigi nel 2002, che era una notte destinata all'arte contemporanea, e noi vogliamo rievocare questo spirito. Apriamo come sempre la nostra notte con Chiara, che mi sta guardando. Ora sono live i punti in espansione. Le novità di quest'anno: vi abbiamo abituato ai fumettisti. Quest'anno, dopo Dylan Dog, dopo Diabolic, Tex, abbiamo ospite a Palazzo Nathan Never, disegnato dalla matita di Emanuele Boccanfuso, un fumettista bonelliano. E tra l'altro quest'anno è il 25esimo di Nathan Never, quindi siamo felici di ospitarlo all'interno di questa cornice. Nel centro storico ci saranno tutta una serie di appuntamenti, un concerto finalmente sul piazzale di San Lorenzo, dove ci saranno i Bembè Percussion Ensemble, che hanno già animato il preserata, e in tutto il centro storico ad animare la vita, a riportare la vita, la Notte Verde organizzata dal CEA. La novità di quest'anno è che ci siamo aperti a tante associazioni, laertine e non. Speriamo che il colore sia su tutti noi, e grazie, vi aspettiamo spero al prossimo anno. Svilupparco è entrato ufficialmente nella Notte Bianca a colori. Sì, in realtà entra proprio nel Festival della Terra delle Gravine, anche perché la Notte Bianca a colori ormai è un'iniziativa del Festival, proprio perché si vuole unire la cultura e il grandissimo patrimonio naturalistico che abbiamo, che è quello del Parco Terra delle Gravine. Qui oggi è la giornata conclusiva di Svilupparco, abbiamo voluto fondere le due iniziative e diciamo c'è il percorso della Notte Verde con una serie di attività, workshop, mostre, tutte a tema ambientale e paesaggistico, e qui siamo alla mostra della Terra delle Gravine, appunto con le piante e le erbe officinali che troviamo nelle gravine di tutti i comuni, e con le fotografie di tanti autori che hanno voluto immortalare appunto la bellezza della nostra terra.